Chissà se ricorda qui da solo, senza bisogno del trauma. Oddio! Zax. Si sta ricordando di Zack. Zax Feo. E Aris ga suki datta soldier. Gonka ga umare no. Ore no dōryō. Oh porca troia. Minchia, vuoi vedere che ora si risveglia il cloud della timeline di Zack? Grazie a questa. Grazie a questo, a questa voglia di cercare Zack. Come Zack? Vabbè, allora, tecnicamente la domanda Zack dove sei è un po' stupida. E vabbè, è anche vero che lui ancora non si è ricordato il fatto che Zack in realtà sia morto. Perché si sta ricordando ora quello che è successo. Però tecnicamente, se si ricorda che Zack è morto e se lo ritrova di faccia poi, là ci divertiamo. Là ci divertiamo poi. Ecco, ora qui lui non riesce a fare niente, quindi dobbiamo andare alla Villa Shinra. E vediamo, e vedremo Vincent finalmente. Sì. 情報は手に入らない。諦めるんはまだ早いですわ。管理人はん、あのお屋敷に入れてもらえませんやろか。あなたなら入れるのでは。いや、無理に決まってますやろ。僕死んだリゾートの平社員です。私のカードでもあそこには入れません。上司と交渉してください。Nell'originale lui qua ha dei dubbi perché nessuno conferma la sua teoria. 紫課長は本社からの点検依頼でニブルマ航路に滞在中です。Ma lui ricorda Zack solo quando ripristina i ricordi insieme a Tifa. Quando si immergono nel live stream. Cioè ricollega proprio il nome di Zack, lo ricollega non qui a Nibel, lo ricollega dopo. Cioè lui qui palesemente ha visto il volto di Zack e l'ha chiamato per nome. Anche perché poi si vede la scenetta di quando Zack se lo porta in spalla Cloud e poi si vede anche la scenetta dove Zack muore e quindi si vede tutto praticamente. Lui qui nell'originale prende i dubbi, cioè gli vengono i dubbi perché appunto domandando in giro nella città tutti quanti gli dicono no, qui non è successo niente, ti stai sicuramente confondendo e quindi Cloud dubita addirittura di essere stato a Nibel. Dice, ma io sono venuto veramente qui, cioè mi stanno prendendo per il culo o sono io che sono diventato completamente pazzo? E invece poi si scopre che è tutta una montatura della Shinra. Sì, hanno fatto un bel, hanno fatto una sorta, sì, una sorta di mashup. Hanno mischiato le parti, perché c'è stata Tifa che ha fatto praticamente ciò che ha fatto Cloud, quindi immergersi nel livestream e recuperare dei ricordi, perché Tifa ha recuperato dei ricordi della sua infanzia, che possibilmente sono i ricordi
di quando lei poi è caduta dal Monte Nibel ed è entrata in coma, perché Tifa da piccola è entrata in coma. Invece Cloud qui ha avuto una reazione e ha visto Zack. Quindi il sì, Zack muore praticamente all'entrata di Midgar. È praticamente dove si vede nel remake che combatte tutti quei soldier. È proprio diciamo una sorta di rialzo, una sorta di montagnetta, là, un promontorio proprio all'entrata di Midgar. E infatti poi Cloud praticamente prende la Buster Sword e si trascina fino all'entrata di Midgar, dove poi in Ever Crisis abbiamo visto che è stato aggredito praticamente dai banditi, ma non sono riusciti a rapinarlo perché lui era troppo forte, quindi la storia che poi abbiamo visto da Cloud. カード私も。いや、ティファは。このお前ら大丈夫か山に登ってカード機を借りるだけだ。問題ない。しばらく戻れないと思うけど、やり残したことはない？ Ecco, vedi qui la classica scelta per poter andare o non andare, ma sì, andiamo. Quindi qua sono obbligato a portarmi Tifa e Yuffie in party. ニブルヘイム向かわせた調査隊が何者かに襲われたようです。舞台か。いよいよ始まりますな、若。È stata attaccata da Wutai? Per il resto va bene quello che hai già. Il ponte nuovo. Lo stretto di Messina hanno fatto. Questo tecnicamente dovrebbe farci tagliare tutta la sezione che abbiamo fatto nella demo. Oh, arma nuova? Per chi? Ah. Ovviamente per la nostra Tifa. È la Madonna, strema un nemico. Variazione di arte segreta che rende magiche e non elementari le abilità sbloccate. Potenzia l'effetto stremante. Però, bonus magico. Madonna, quante materie gli puoi equipaggiare, però. Gli diamo preghiera, così siamo a posto. Effettivamente devo fare così. Così attiva almeno energia, l'attiva da sola. Ok, quindi devo. Ho l'arte segreta migliorata e devo stremare il nemico. Va bene, si può fare. Facciamo un forzieruccio.
E mi sa che c'è anche una boss fight, perché vedo una panchina. Ecco, lì è dove siamo caduti, esatto, nella demo. Vedi, qui Cloud sta ricordando addirittura che è Zack quello che era caduto dalla cascata? No, è lui che sta confondendo i ricordi. Ecco, Tifa. E Tifa non dice niente però. No, diglielo Tifa che non è morto lì. Tifa wa oboete tan janai ka. Dakara. Furenai hou ga ii no ka na tte. Porca troia, hanno anticipato tutto. Zax wa tomodachi datta. Sore nano ni wasureru na tte. Cioè, glielo dice lei. In realtà lei penso che già lo sappia, perché con Tifa ha confabulato più e più volte. Infatti Tifa gliel'ha detto, no? Gli ha detto, ah, Cloud non è venuto a Nibel, gliel'ha confessato. E sicuramente poi quando hanno parlato da sole, dove eravamo? Non mi ricordo dove eravamo, ma hanno parlato da sole di nuovo. Quindi suppongo in realtà che lei già sappia. Però al tempo stesso Tifa non ha detto niente. Cioè hanno anticipato, cioè stanno anticipando la parte dove Cloud recupera i ricordi di Zack. Perché Cloud in teoria li dovrebbe recuperare molto più tardi. Mamma mia, cosa stanno preparando? Veramente il finale sarà un qualcosa che veramente secondo me stanno preparando proprio il finalone col sorpresone. Il Pasqualino e il Pasqualone stanno preparando. Merda. No, ho sbagliato mossa però, ok. Tra l'altro siamo a livello 40, quindi se anche qua il massimo livello sarà 50, capiamo bene che stiamo arrivando
Non dico alla fine, però siamo molto vicini anche al cap. Perché nel remake il livello massimo era il 50, quindi... E tra l'altro qui siamo nella stessa caverna che abbiamo percorso nella demo. Quindi chissà se Cloud ora ha qualche altra allucinazione con la fonte di Mako che troviamo là al centro. Ecco, vedi? C'è una materia tra l'altro. Magari ha qualche altra allucinazione. Esatto. Core sembra materia nano. Cone maiori. Sgoine. Tenen no materia da. Materia va mako energia ga kyoshiku sareta mono. 自然の状態でここまでになるには一体どれほどの時間が。 Le stesse parole di Sephiroth. Tifa se le ricorda. L'ha capito. Perché Cloud in prossimità della Mako diventa aggressivo. O comunque sia. Prende il sopravvento Genova. Materia invertitrice? Di avere tipo 5000 MP anziché... Se non sono nemici? Ah, sì. Sì. Bello che giustamente c'è Tifa in party e mi mettono i nemici volanti. Fare l'altra arte segreta. Ecco, infatti mi sembrava strano. Questa è la Makolite. In realtà dovrei poter prendere MP, però ovviamente non ne prendiamo. Comunque veramente anche le ambientazioni, gli scenari sono incredibili. Cioè, io sono completamente innamorato di sto gioco. Voi non avete idea. Cioè, veramente non avete idea. Io me la rifarei subito una seconda run, praticamente. Cioè, se non fosse per il fatto che me la voglio rigodere una seconda run dopo, quando poi uscirà la terza parte. Ah, però è ottima questa cosa, perché va, aumenta subito. Aumenta subito lo stremo, guarda che roba. Così mi viene più facile. Comunque sì, Vincent sarà sicuramente, anche Sid. Cioè Sid e Vincent saranno sicuramente giocabili nella terza parte del gioco. Anche perché appunto loro con questa scusa danno delle novità al giocatore. Perché, per esempio, hanno dato nel remake, hanno messo il DLC con Yuffie e ti hanno permesso di giocare Yuffie. In questo capitolo di Rebirth ti hanno messo Yuffie e ti hanno aggiunto Kaizit come gameplay nuovo. E ovviamente nella parte finale, nell'ultimo progetto, ti inseriranno Sid e Vincent, che saranno gli altri due personaggi giocabili. C'è un'altra arma qui.
Di Geoff Cerberus, diciamo che purtroppo è figlio del suo tempo. Sì, ma perché non mi fa scendere da là? Ecco, ve l'avevo detto io che sarebbe stata un'arma di Cloud. Se facessero un DLC, tanta roba, eh. Cioè, a me andrebbe benissimo. Cioè, mi andrebbe benissimo un DLC con Zack o con chi che sia. Mi va benissimo. Poi vabbè, ovviamente non ci sono notizie certe, perché erano tutti rumors. No, minchia, mi è ritornato qua. Erano tutti rumors che praticamente ci portiamo dalla fine del remake, semplicemente per il fatto che hanno fatto la remaster di Crisis Core. Quindi c'è chi diceva appunto che si sarebbe in un qualche modo lavorato ad un progetto simile anche per Digi of Cerberus. Perché hanno fatto praticamente, diciamo, dei titoli come intermezzo tra un capitolo e l'altro, no? Quindi c'è chi diceva appunto che come intermezzo avremmo avuto anche Dirge of Cerberus Remastered, Remake. Cioè, chiamatelo, intendetelo come volete voi. Allora, per me ci potrebbe anche stare comunque un remake di Digi of Cerberus, soprattutto fatto con le tecnologie moderne. Sarebbe anche abbastanza figo, in realtà. Se lo facessero, appunto, con la tecnologia moderna. E non mi dispiacerebbe neanche rigiocarmelo, se devo essere sincero. Perché rigiocare la versione originale, no. Sinceramente, no. Però rigiocarmelo con una remaster fatta bene, o comunque con uno pseudo diciamo con una pseudo remaster come hanno fatto per Digi of Cerberus, o un remake che sarebbe addirittura meglio per me, io sinceramente non mi dispiacerebbe l'idea. Aspetta, qui però è la zona giusta. No, quindi andiamo di qua prima. Cioè, un remake o comunque una remaster la giocherei volentieri di Digi of Cerberus. Anche perché comunque la lore in generale, la storia e tutto non sono neanche male. Viene introdotto in maniera più approfondita il Deep Ground. Cioè, ci sono tanti bei riferimenti che comunque nella storia di Final Fantasy VII, secondo me, dovrebbero essere conosciuti e analizzati anche dalla nuova generazione. Ecco, qui mi sa che... Ah, no. Ti aveva ruttato in faccia, mi ha ruttato. Aia. Sì,
non me l'ho fatto. Addio. Ma infatti per questo io, diciamo tra virgolette, spero un pochettino che il DLC possa essere la parte di Zack magari integrata in maniera completa, o non lo so. Perché qui stiamo usando Zack, ma lo stiamo utilizzando semplicemente come intermezzo. Non lo stiamo utilizzando al 100%. Ah, la parte dei tubi! Dove c'era effettivamente il Materia Keeper alla fine di tutto ciò. Allora, in teoria, se mi ricordo bene, il tubo al centro mi dovrebbe portare a un forziere. Vediamo se è così. Vediamo se li hanno lasciati. Se li hanno lasciati uguale. Yes. Questo è identico. Ora qui dovremmo poter scendere e poi poter risalire. Che c'è la scaletta che si può far per poter risalire. Esatto, vediamo. Fatto così è più difficile orientarsi. Però da qua vedi si può scendere. A meno che hanno fatto solo la discesa? Non penso, dovrebbe esserci la scala. E allora a questo punto scendiamo di qua. Distrutti proprio. Ecco, e c'è l'altro forziere. E la scaletta per risalire non ce l'hanno messa? Perché vedi, qui ci sono i vari tubi che ti fanno scendere anche in queste zone. Vediamo, forse l'hanno messa in fondo. Li hanno resi così one shot? Cioè dove scendi scendi? Non ci credo. A meno che li hanno fatti tipo che ti portano tutti dalla stessa parte, eh? E non ce ne siamo resi conto? Perché mi fai trasportare questo? Ah, forse devo attivare la fonte energetica da un'altra parte? Ah no, forse posso creare... infatti... il salto, il saltello. Il saltiello. Comunque, se uscirà un DLC, tanta roba, me lo gioco, easy, subito, comprato, col meme del tizio che sbatte la carta di credito per terra. Come cazzo, ma...
Mi ha preso da una distanza incredibile. Un bel DLC con Sephiroth invece, io vi chiedo, mannaggia la puttana. Un bel DLC con Sephiroth che mi mettete, non lo so, gli anni di Sephiroth passati a fare il Soldier, non Young Sephiroth che già ce l'abbiamo su Ever Crisis, proprio Sephiroth adulto. Ma qua posso aprirlo oppure? No, mi serve. Ah, ecco, vedi il tesserino. Ok. Vabbè, qui ci sarà una boss fight sicuro. Voglio proprio un bel DLC di Sephiroth dove mi fanno vedere tipo le sue gesta da eroe. Tipo la guerra del Wutai vista però nei panni di Sephiroth. Beh, quello che hanno fatto i tre soldi a Wutai già lo sappiamo bene o male. Cioè sì, potrebbero farlo il DLC per farlo da collegamento a Ever Crisis, ci potrebbe anche stare come DLC. Però noi già sappiamo quello che hanno fatto. Ce l'ha spiegato Yuffie, quindi... Cioè sappiamo il finale, ma non sappiamo come sono arrivati a quello. Quindi o ce lo spiegano su Ever Crisis, oppure potrebbero spiegarcelo sotto forma di DLC di Rebirth. Anche se non credo succederà, perché comunque sia... diciamo Glenn, Matt e Lucia sono un'esclusiva, mettiamola così, di First Soldier / Ever Crisis, per dargli comunque una lore, per dargli comunque un senso all'interno della storia. Quindi non credo li vedremo qua in Rebirth, però mai dire mai. Non si può dire mai, mai dire mai. Vedi, soldati di Wutai. Perché così dicono la guerra. Esatto. Anche perché a Wutai qui non ci andremo. Beh, non sembra. Giustamente Yuffie l'ha vissuta. Era piccola, ma l'ha vissuta la guerra. Vedi, panchina. E quando c'è la panchina, sapete benissimo che cosa vuol dire. Primo piano di Cloud per la gioia delle signorine e primo piano di Tifa invece per... No, non ve lo posso far vedere il primo piano di Tifa. Forse sì. No, non ve lo posso far vedere.
Oh no, si è spunto un esperimento. Ah no, oddio, Genova. Di nuovo, un altro pezzo. Ah no, è un esperimento. Però no, però sembra un pezzo di Genova. Variante diabolica. Non so, somiglia tantissimo a Genova. Poi a... Somiglia tantissimo a Genova. Ah, ma con questo devo attaccare due nemici, però. Una è morta. Ah, vero, non c'è il party, quindi non posso fare quelle con gli altri membri. Non mi sembrava tanto boss fight effettivamente. Ve l'ho detto, questa era l'arma che c'era su Ever Crisis, sì. È l'arma che abbiamo preso di Cloud nell'evento del crossover. Certo, ci hanno messo un'arma che si vede praticamente, non dico a fine gioco, ma quasi. Quindi, diciamo, mezzo spoilerino, però. Ecco, lei ora rivede suo padre, esatto. Nella stessa zona dove è morto suo padre. Vediamo se ora qua si vede invece la seconda parte dei ricordi di Cloud contro Sephiroth, perché qui si erano interrotti. Quindi lui potrebbe ricordarsene adesso, perché non ce l'hanno fatto vedere.
Ecco. Manca poco. Ma cosa manca poco? Sephiroth, mannaggia a te. Si sono invertiti i ruoli. Kettoshi? Yuffie hande ka? Ima doko ni orimasu? Makou damari no oku no heya da. Sochi wa? Yakuba desu wa. 何かお手伝いできるかと思って魔光炉の端末にアクセスしてみたんですが、あ、紫班にはあえましたが。死んでいた。ウータイと戦闘があったようだ。なんと。ややこしいことになる前に信頼式の端末借りちゃいましょう。カードキーはあります？ あ。 あ、じゃあその端末に差し込んでください。こっちで遠隔操作して屋敷の門開けてみますわ。 Dai, voglio andare a vedere Vincent. バッチリですわ。先に屋敷へ向かって端末探しときます。 わかった。後でな。 はいな。 またね。 戻ろう。